Siamo in via Ravanas, all'angolo con via Garruba, dove 3 giorni fa Luca è stato aggredito. Luca, ci racconti che cosa è successo? Sì, esattamente alle 2 di notte rientravo dal lavoro e sono stato aggredito da 2 o 3 persone di colore e mi hanno rubato i soldi che avevo lavorato. Nel senso che ti hanno buttato a terra, raccontaci che cosa è successo. Mi hanno buttato a terra qui da questo lato del muro e mi hanno poi bloccato con un coltello preso. Hanno puntato dietro il collo, ancora si vede un po' il segno. Qualcuno diceva troppo piccolo per essere un coltello. Sì. Il segno. Ma comunque era sempre un coltello. Non te l'hanno conficcato. Conficcato, però alla fine c'è stata questa aggressione. Quindi ti hanno buttato a terra. T'hanno picchiato anche? No, per fortuna no, però si stavano delle cassette della frutta qui all'angolo, me l'avevano buttata addosso. Tu i 30 euro dove ce li avevi? Nel portafoglio. Quindi ti hanno sfilato il portafoglio? Mi hanno sfilato il portafoglio, l'hanno preso, se sono scappati, hanno preso i soldi che stavano, il portafoglio l'hanno buttato di nuovo. E l'hai recuperato? Sì. Okay. A me nel portafoglio. È la prima volta che ti capita una cosa del genere? La prima volta, da 20 anni che abito in questo quartiere, sta andando sempre in male in peggio. Qualcuno dice che sospetta addirittura che tu ti sia inventato tutto, che sia la denuncia di un razzista mitomane. Eh no, perché la gente, spero che non capita a nessuno di quello che è successo a me, perché io stavo al telefono con la mia ragazza in videochiamata. Anche per questo ha visto anche la mia ragazza di quello che stava per succedere. Almeno le fasi concitate iniziali le ha vissute anche lei. Sì. Io ho nascosto velocemente il telefonino sotto i pantaloni perché loro volevano esclusivamente il telefono. Dal telefono non sono riuscito a prenderlo dalla tasca davanti, mi hanno rubato da dietro. Ma tu saresti in grado di riconoscerli queste persone se le dovessi vedere? È molto facile. Ti ricordi come erano vestiti? Ti ricordi degli atteggiamenti particolari? Sì, sì, comunque parlavano abbastanza quasi bene l'italiano, però con l'accento straniero. Sei sicuro che fossero africani? Che fossero di colore? Non puoi aver sbagliato dato l'oscurità? No, di colore erano di colore. C'è una richiesta che voi residenti, anche dopo quello che è successo, fate al sindaco? Beh, il sindaco aveva promesso, poi non so, che dovevano stare telecamere nelle zone più particolari come questo di Quartiere Libertà, ma non si vede una telecamera qui, non si sta nessuna telecamera. Quindi magari quello potrebbe essere un deterrente come avviene in altre zone. Infatti, se fossero state le telecamere era più facile anche vedere la scena dove soprattutto non dubitare che sia realmente successa, perché la scena è realmente successa, ci dici, ma senza telecamera resta sempre in qualcuno il dubbio che te lo sia inventato. Infatti, purtroppo non ci sta nessuna telecamera qui, quindi sono stato aggredito da solo e non c'era nessuno in quel momento.